Oggi è stata una bellissima tappa, come c'è stata l'altra volta, tappe pianura sono quelle più impegnative per noi, però tutto sommato il vento era a favore, quindi siamo arrivati all'arrivo in maniera, diciamo, agevole. Nel finale sono andati via Sterloa e Ferrigato e dietro abbiamo provato, insomma, abbiamo fatto una volata veramente, veramente pazzesca, 1000 all'ora, perché sul rettilineo finale c'era il vento a favore, abbiamo fatto una volata veramente, veramente veloce con Taffi e Amedeo che ci ha preceduti. Quindi è stata una bellissima tappa, domani vedremo, qualcuno parla del fatto che lo Zoncolan forse non si possa fare per neve, speriamo che vada tutto bene e che tutti gli ospiti arrivino in cima.